Il fondo 394 gestito da Simest veicola risorse per 1,2 miliardi del Next Generation EU grazie a tre nuovi finanziamenti: transizione digitale ed ecologica delle PMI, partecipazione a fiere e mostre internazionali e sviluppo dell'e-commerce. Carolina Lonetti, responsabile finanza agevolata Simest, illustra come funziona lo strumento transizione ecologica e digitale e quali spese copre. Probabilmente il prodotto più versatile tra i tre. Consente banalmente di finanziare tutto un processo di informatizzazione per rendere completamente digitali le attività aziendali, consente di finanziare apparecchiature elettroniche, hardware, software che possono essere rinnovate o acquisite ex novo con maggiori standard qualitativi e minore impatto ambientale. Può essere utilizzato per creare ex novo una piattaforma CRM piuttosto che per potenziarla. Può essere anche utilizzato per pagare la consulenza di un digital manager che aiuti l'impresa a capire come digitalizzarsi. Non dimentichiamo anche l'altra parte, l'altro 50% che riguarda spese per la sostenibilità, e qui possiamo andare dal rinnovo del parco auto dell'impresa piuttosto che dei veicoli commerciali, l'implementazione di pannelli fotovoltaici o anche in qualsiasi intervento di efficientamento energetico, idrico o di smaltimento efficiente dei rifiuti aziendali. Quali sono i punti di forza? Sicuramente il tasso agevolato e la percentuale del fondo perduto, fino al 25% per PMI residenti in regioni diverse dal Mezzogiorno e fino al 40% per le PMI residenti in regioni del Mezzogiorno. Quest'ultima percentuale è in coerenza con l'obiettivo nazionale di riduzione dei divari territoriali. Non da ultimo le garanzie, la totale esenzione delle garanzie e da ultimo, sicuramente non per importanza, il canale di distribuzione. Il portale digitale di Simest si è rivelato uno strumento agile alla portata di qualunque impresa, in grado di gestire numeriche importanti anche a fronte dell'estrema granularità dei finanziamenti che stiamo gestendo.